medaglia d'oro nel singolo, argento nel team a squadre e bronzo nella coppia. Un palmarès da far tremare i polsi a molti atleti italiani. Il campione in questione è un fanese, si chiama Matteo Maggioli, 28 anni e pochi giorni fa è stato incoronato campione del mondo di bocce agli Special Olympics di Abu Dhabi, i giochi olimpici riservati agli atleti con disabilità intellettiva. Matteo, dopo questo strabiliante risultato, arrivato dopo appena 4 anni di pratica di questa specialità agonistica e che ha rilevato un vero talento naturale in questo ragazzo, ora si gode il successo a casa, dopo che le televisioni di mezzo mondo lo hanno intervistato e lo abbiamo intervistato anche noi nel campo dove si allena e pratica, la bocciofila San Cristoforo. Come hai vissuto questo bel momento? Ho vissuto un momento molto emozionante. Perché sono stato fuori casa, lontano dai miei genitori, e ho conosciuto molte persone nuove che sono state molto simpatiche con me, mi hanno aiutato e anche da qui a Fano i miei amici, compagni di team di Itaca mi hanno supportato molto. Com'è stata la gara? La gara è stata emozionante, è stata un vero duello. Ma ti piace più gareggiare da solo o con la squadra, col team? Quale ti piace di più? Se devo dire, mi piace di più con la squadra. Col team, eh? Sì. C'è più soddisfazione? Sì. Gli Special Olympics furono istituiti 50 anni fa da Eunice Kennedy, una delle sorelle del mitico JFK, e in Italia hanno una storia lunga 25 anni e fino ad oggi hanno portato all'Italia carrettate di medaglie che meriterebbero i medesimi onori delle medaglie degli atleti normodotati, ma spesso questo, ahimè, non avviene. Matteo è un atleta con diversi talenti del team Itaca che ha già espresso atleti plurimedagliati nella specialità però dell'equitazione e che ora annovera anche Matteo tra i suoi best performer. Noi abbiamo fatto nascere questa nuova disciplina, le bocce, con tanti ragazzi che vedete poi qui dietro e in particolare Matteo Maggioli, che ha iniziato 4 anni fa. E insieme abbiamo iniziato, perché poi il percorso abbiamo fatto insieme e non ci saremmo aspettati ovviamente tutto questo. Soddisfazione piena anche da parte di chi ospita questi atleti speciali che ormai fanno parte del patrimonio della bocciofila stessa. Il nostro obiettivo è quello appunto di guardare i ragazzi, i giovani, ma in modo particolare questi ragazzi qua. Matteo è la dimostrazione pratica e vivente che le bocce sono una pratica sportiva di primissimo livello. Come comitato regionale molto molto felici e soddisfatti di questa impresa, perché ancora una volta suggella non solo le capacità della nostra regione ma dell'intero movimento.